Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi, guardate un po', torniamo a giocare a uno dei miei titoli preferiti, ovvero Heretical, che ieri è uscito in Early Access. Lo avevamo infatti provato, spolpato nella versione demo, questo action roguelike con elementi dei soul-like, ma adesso, grazie agli sviluppatori che ci hanno mandato una chiave, possiamo provarlo ed esplorarlo in maniera più approfondita nella sua versione Early Access, che apporta tantissime migliorie, tantissime novità. Pensate solo che non ci saranno più 3 personaggi, ma ce ne saranno ben 8, che vanno ovviamente sbloccati, più nuove profezie, più nuove armi, più nuove cose meravigliose. Qui riguardiamo un pochino quello che c'era. Il compendium con tutto quello che abbiamo sbloccato e trovato finora. I potenziamenti, vi ricordate quando ci si cura dentro la pozza? Si possono mettere questi puntini, ovvero queste stelle perdute che troviamo nella mappa, per potenziare il nostro personaggio. Vita, magia, resistenza, destrezza. Questo è il nostro personaggio. Sono stato molto fortunato in questa run perché, se la mappa è sempre la stessa, i nemici più o meno ancora sono sempre gli stessi, il loot è sempre diverso. E questa volta ho trovato i guanti magici, la bacchetta, perché sto giocando con l'elementalista, la bacchetta magica che fa tantissimo danno, il... come si chiama questo qua? La reliquia, stavo pensando, il focus magico, questo cranio, anche questo leggendario, la staffa a due mani come arma secondaria. Insomma, tante cose belline. Ho sbloccato, perché quando si sale di livello si possono scegliere dei poteri nuovi, delle nuove abilità. Ci abbiamo il fulmine e questo, perché non c'era niente di meglio, questo aumenta la velocità d'attacco, che però va bene perché appunto aumenta il nostro casting, il nostro lancio delle magie. Tante nuove profezie da portare a termine. Guardate qui, dobbiamo trovare 5 stelle perdute, ne ho trovato 4, guardate. Guardate quanta roba. Queste non è che non ci sono, queste vanno trovate, vanno sbloccate. Guardate quanta roba. Cioè, fantastico, ogni profezia sblocca qualcos'altro. E così via. Perché partiamo da qua? Primo perché l'altra volta, e se non l'aveste visto trovate il link qui sotto, abbiamo già visto tutta la fase iniziale, dal cimitero fino a questa cittadina, che adesso vi faccio vedere da qui. Non c'è bisogno di rivederla. Appunto, se la voleste vedere, c'è il... così dice. C'è l'altro video, potete recuperarlo, lì è rimasto tutto uguale. Però sono riuscito a sbloccare quell'ascensore iniziale. Se dovessi morire lo vedremo. Vedete, qui c'era il ponte, adesso è chiuso, non c'è bisogno di ritorno indietro. E qui si inizia. Questa cittadina l'ho ripulita, questa piazzetta. E appunto sono riuscito a sbloccare, uccidendo mi pare 3 volte il mostro, il primo boss, sono riuscito a sbloccare la prima parte. Quindi non ti fa più partire dal cimitero, ma ti fa partire dal mercante, dove possiamo già comprare qualcosa, perché ci dà un tot di monete. Ma andando a bere dalla pozza, siccome iniziamo già guariti, ci dà un sacco di esperienza. Quindi saliamo di livello e già possiamo partire un pochino potenziati. Io credo che sia l'equivalente d'esperienza e di oggetti che troveremmo facendo la prima zona. Quindi partiamo da qui, anche perché così oggi vediamo delle nuove aree, sperando di non morire. Intanto, come avete visto, abbiamo raccolto quelle fiaschette, che in realtà sono degli oggetti, e vediamo un pochino. No, credo che terrò sempre questo leggendario. Oddio, la riduzione è maggiore qui, l'aumento del danno magico è qui, del danno, però c'è tutta sta resistenza. No, teniamo questo, e qui prendiamo questo nuovo cappellino. Camminiamo più o meno uguale, cioè uguale. Però abbiamo più armatura, più intelligenza, più destrezza, un botto di roba in più. Quindi, olle. Tra l'altro dovrei avere una profezia che mi diceva scarta. E qui dobbiamo combattere. Allora, tutte le classi possono combattere con tutte le armi, eh. Però
Ovviamente l'arma a due mani fa più danno col cavaliere. Solo che il cavaliere, devo dire che almeno per ora le classi da distanza, ovvero l'arciere e il mago, per ora ci sono 8 personaggi, non so gli altri cosa facciano, sono quelle un pochino più resistenti perché corpo a corpo si prendono un sacco di danno. Vai, comunque c'era. Apri 10 ceste in 75 secondi. E come fai? E vabbè, da qualche parte c'era. Sacrifica 5 oggetti. Io l'ho già sacrificato. Vai, comunque. Uccidi 4 Justiciars. Boh. Allora, perché siamo qui e non lassù? Perché qui c'è già una cosa nuova. Ricordate che qui era chiuso prima. Invece adesso c'è una botola. Calpesta. Vediamo un po' che c'è. Niente succede. Calpesta ancora. Niente. Niente. Questo omino qui era nascosto dentro. Vedete questo omino qua sopra? Questa è una quest che portiamo avanti. Era un omino nascosto dentro un barile. E prima ci ha detto niente. Poi ci ha chiesto 100 monete d'oro e ce ne ha date 120. Adesso ne vuole 300. Non succede niente. Non so se sia una di quelle cose che vada fatta in maniera ripetitiva. No. Allora andiamo di qua perché qua su c'è una roba da prendere. Allora, a parte c'è quello da uccidere, ma di là ci dovrebbe essere una stella. Però per andare di là, prima dobbiamo passare qua su. In basso a destra, vedete qui dove sono le armi, qui sono le abilità. Qui a destra c'è questo counter che indica, questo contatore, il nostro livello di orrore. Quando arriva al massimo, compare un mostro tentacolare. Quel mostro tentacolare, oltre ad essere cattivissimo, alla fine, se fossimo così fortunati da sopravvivere, ci maledirà l'equipaggiamento. E a noi ha maledetto, indovinate che cosa? Proprio la bacchetta magica. E io ho scelto tra l'acquistare l'1% in meno d'esperienza, e c'era tipo prendere danno, aumentare l'orrore. Ho scelto l'esperienza in meno perché era quella che mi faceva un po' meno schifo. Ora, il mio dubbio è, se maledice l'oggetto, se dovessimo buttare l'oggetto, perdiamo la maledizione? Non lo so, non lo sapremo in questa run perché non voglio assolutamente buttare la bacchetta. Pizzic. È aumentato l'orrore per fare questa cosa. Mi sa di sì, bravo. Intanto siamo caduti perché siamo delle banane. Andiamo un attimo a prendere quella roba perché ci serve per la missione. E poi andiamo a vedere le cose nuove. Infatti fate attenzione perché in questo gioco si cade di sotto, si prende danno. Allora poi ogni tre attacchi lanciamo... meno male siamo caduti perché stiamo prendendo un sacco di danno. Ogni tre attacchi lanciamo una nova del gelo, un petardo e una di fuoco. Lanciamo veramente di tutto. Qui bisogna stare attenti. Okay. La vedete laggiù quella stellina? La dobbiamo recuperare. Attenzione, attenzione. Tra l'altro, quando infliggiamo danno, vedete che diventa blu la vita? Perché in teoria dovremmo avere uno scudo. È resistente, ma non a quel livello. Dobbiamo proprio, tipo, combattere un sacco. Siamo saliti di livello. Attualmente l'unico modo per curarsi è salendo di livello, trovando una di quelle pozze che stava dal mercante, o dice anche comprando le fialette, ma io le fialette non le ho trovate. Ok, abbiamo sbloccato la profezia. Per sbloccarla del tutto, per sbloccare, vedete, questo ci aumenta il limite della maledizione, dell'orrore. Per sbloccarla del tutto dobbiamo tornare dal tizio che sta vicino al... laggiù c'è qualcosa. Che sta vicino al mercante. A meno che non sia anche qui da qualche parte, non lo so. Allora, intanto saliamo di livello. Potenziamo questa stellina magari, o la velocità d'attacco. No, facciamo questo. E qui vediamo che abbiamo trovato... bene! Siamo fortunati ancora! Un anello leggendario. 25 di resistenza all'elettricità. Queste resistenze sono molto utili soprattutto contro i boss. Ricordate per esempio che il primo boss è un boss del ghiaccio, quindi cercate di potenziare la vostra resistenza al gelo. Più 9% di danno ai nemici, 9% di danno ai mostri normali, 8% di danno nel tempo e 5% in più di danno elementale. Yes, equipaggia. Occhio, ecco, ci hanno preso subito.
Non mi dispiacerebbe qualcosa che ci facesse rigenerare la vita. Questo ha buttato la roba sanguinolenta. Allora, andiamo a vedere. Ci siamo, dai. Andiamo a vedere la zona nuova. Allora, a destra ci sono le fogne, che ho già un pochino visto, ma sono piene di rattazzi velenosi. Vediamo qui che c'è. Intanto uccidiamo questo. Questo era chiuso, vi ricordate? Qui invece adesso si può andare. Attenzione. Il mago oggi fa veramente un sacco di danno. Il lobber. Vediamo un po' se possiamo aprire questo, se no. No, c'è un sigillo magico. E tra l'altro laggiù c'è uno super potente. Bene. Quindi andiamo a vedere qua. Mamma mia, finalmente. Lo avevamo visto solo da lontano. Io adoro questo gioco. Cioè, graficamente per me è super accattivante. Qualcuno nei commenti mi ha scritto: come fai a dire che il gioco è bellissimo, eccetera. Ragazzi, cioè, la grafica non è solo bella quando è iperrealistica. Deve avere, a parte che ci sono i gusti, ma deve avere, secondo me, qualcosa di accattivante. E qui ce l'ha. Allora, noi possiamo cercare di fare qualcosa di... Madonna mia. Brutta situazione questa, eh. Perché c'è quel maledetto con le bombe. Ne passiamo di qua e va, va bene. Cercando magari di non cadere di sotto. Perché per me, questo si è buggato, deve essere intrigante. E questo Lopoli, così un po'... Dark, a me mi intriga veramente tanto. Dove si va di qua? Si va verso la morte certa. Oddio, cerchiamo di non cadere. Qui si è buggato questo qua, ha deciso di seguirci così. Facciamo kamikaze, vattene. Ok. Olle, ce l'abbiamo fatta. Teniamo sempre questo. Cani, 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 cani. Attenzione, cani. Meno male. È rimasto incastrato. Facciamo questo. Tenendo il cursore sopra un nemico si attiva la mira, in modo tale che sia più preciso il nostro lancio, eh. Cioè, per me questa è proprio la versione Lopoli di Dark Souls. Lo adoro proprio. Cioè, proprio adoro questo gioco. È proprio stato amore a prima vista. Un po' come con Urtuk. Infatti sono stato veramente contento quando gli sviluppatori mi hanno risposto e mi hanno mandato la chiave, perché avevano scritto su Twitter se qualcuno era interessato a provare e a recensire il gioco. E finalmente me l'hanno mandato. Sono stato veramente contento, perché mi piace veramente tanto e volevo condividerlo con voi, perché veramente figo. Problema che adesso siamo a 40. E qui adesso io non vorrei morire, vorrei farvi vedere più di più il problema. È che adesso uccidiamo qualcuno, arrivano i tentacoli. 42. Tanto quello si è buggato. Pure gli stivali leggendari. Qual è il problema di andare avanti e prendere sempre più maledizioni? Allora, innanzitutto è difficile sopravvivere a quei tentacoli. Il problema è che dopo si maledice tutto e non ho idea di come ci si depuri. C'è qualcuno che ci può salvare, ma non ho capito come. Cerchiamo... Allora, la cosa positiva è che il tentacolo non ci raggiunge con la sua frustata. Il problema è che, come vedete, c'è altra gente. Ci sono 14 tentacoli. E fanno altri attacchi. L'altra cosa positiva è che carichiamo lo scudo. Non vorrei dire una cavolata, ma prima mi pareva di avere più vita. Lo scudo ci ha salvato tantissimo. Siamo riusciti a sopravvivere. Ma prendiamo un'altra bella maledizione. Allora, riduciamo di 8.9 il limite di quel, appunto, di quel contatore. O facciamo questo. Prendiamo 0.2 di oscurità per uccisione. Beh, facciamo 2.
La fortuna è che c'è l'abilità che ci dà lo scudo, quindi contro i tentacoli e mostri con un po' più di vita, se non facciamo cavolate come in questo momento, dovremmo sopravvivere. Qui mi preoccupa un pochino fare la scivolata, perché se dovessi puntare male potrei finire allegramente nel baratro e da là non si torna più indietro. Occhio a quell'arciere del cavolo. Oh, purtroppo la nova le fa. Stiamo diventando, adesso mi gufo da solo, stiamo diventando belli potenti, eh. Sarebbe bello uccidere quello, ma vai, 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 vai. Ok. Forziere. Vita? No. Più 10 tutte resistenti, più 14. No, no, teniamo questo. E vai! Profezia portata a termine. Anche questo, mare di veleno. Infliggi 1000 punti di decadimento. Nuova skill. E questo? Più 25% di oggetti ritrovati. Ok. Qui abbiamo sbloccato anche un altro passaggio, che guardate dove ci porta. Vai, porta. Cacchio. Ci porta qua su. Dai, figo. Qui, nella piazzetta dove stavano i sorci. Oh, noi andiamo. Oh, oh no. Fudge. E comunque ero sul tetto, non ero dal lato destro. Ma porca miseria. Che sfiga infinita. Che sfiga infinita. Faccio vedere più niente. No, cerchiamo di salire di livello, così prendiamo un po' di vita. Ah, qui c'è uno buggato che ci tira le cose da 7 km di distanza. Aumentiamo la velocità d'attacco. Questo ci vede, cioè ci riesce a beccare da 7 km di distanza. Adesso l'unica speranza è salire di livello o trovare un mercante. Non credo che sia possibile. Allora, stessa camminata, stessa velocità. Uno d'armatura in meno, 5 resistenza, ma 9 altro di resistenza. Quindi facciamo questo. Che sfiga, guarda, veramente. Sono molto molto triste. Stava andando tutto così bene e per far vedere quella cosa. Porca miseria. Tra l'altro, vedete, con questo qua, tenendolo premuto, dovrei velocizzare il recupero dell'abilità, ma già si recuperano abbastanza veloci, per cui no. Vabbè, c'era lo scudo, dai, ci ha protetti. Sti topi adesso non solo ci mordono, fanno pure lo sputazzo velenoso. Qui c'è un sacco di gente. Ma qui ci dobbiamo andare, perché devo assolutamente farmare per salire di livello e prendere un altro pochino, proprio pochino di vita. Ma qui è un po' rognoso, perché quello ok, è morto. Attenzione. Oh, ha tolto solo lo scudo, vero? E non sono proprio sicuro che ci protegga sempre qualcosa. Mamma mia, non ci abbiamo niente di vita. Che cosa patetica. Il problema è che moriremo, perché le fogne adesso, lo vedete, sono un casino. Sono un casino. E c'è un pezzo dove dobbiamo combattere in un'area strettissima. E non lo so, eh.
Non lo so se sarà fattibile. Non è che c'è una pozza per caso? No, c'è dell'oro. Oh no, pure... Ma porca miseria. Ma poi nella migliore run di sempre, capito? Rosico pure per quello. Non mi è mai capitato di trovare tutta sta roba così bellissima. Scatta! Lo scudo sta fallendo. Guarda, non ci posso credere. No, ci siamo riusciti nonostante tutto. Se meno 24 di vita salendo di livello. Non penso proprio. Andiamo con questo. Mamma mia, 36. Abbiamo veramente niente di vita. Secondo me dovrebbero aumentare un pochino qualcosa, la cura in qualche modo, non so come. Soprattutto per quando ti succedono le sfighe come quella mia di cadere là sotto. Qui c'è la leva. Qui sei topi. Queste se li attacchiamo uno alla volta non dovrebbe essere un grosso problema. Dobbiamo attaccare tantissimo perché più attacchiamo più si carica quel cavolo di scudo. In modo tale che dopo se ci dovesse attaccare qualcuno di potente, il nostro personaggio sarà un minimo protetto. Cerchiamo di non cadere pure di sotto qui. E fogne, signori. Qui c'era un cavaliere che abbiamo incontrato su che ci ha chiesto di liberare le fogne e ci ha detto che ci sono dei nidi di ratti che dobbiamo liberare per lui perché lui è ferito e non ce la fa. E c'è anche il re dei ratti. Come se non fosse abbastanza. Ma io qui adesso già ve lo dico. E muoio. Qui c'era un forziere, mica l'avevo visto l'altra volta. Dico che muoio perché adesso vedrete che succede e noi non abbiamo vita. E seleziona due anelli da tenere. Il 3 sicuro. E l'1. Allora qua c'è un bel rattone alfa che ci scocciano un poco. Qui ci sono tutti sti rattini e non è questo il problema. Allora, vediamo un attimo, sbrighiamoci. Il problema è qui. Adesso noi qui entriamo e guardate che succede. Succede che arrivano tutti questi che sputazzano cose e fanno queste belle pozzine di veleno e sono 8 milioni. Dai, dai, i portatori di peste. Oh, zitti, che ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, amuleto. Aumenta il danno preso, ciao. Zitti, 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 che ce l'abbiamo fatta. Tutto rosso è diventato. C'è un nido, c'è un nido. Uccidi il nido, uccidi il nido. Fai che non spawni niente. No, spawnano, spawnano. Avevo io, mi pareva troppo carino essere vero. Comunque abbiamo, mi sa, no, non l'abbiamo preso danno. Siamo saliti di livello. Siamo saliti di livello, aspetta. Ok, possiamo potenziare solo questo. Non ci ha dato niente di nuovo. Ok. Ok, attenzione, contro ogni aspettativa ce l'abbiamo fatta. Che mi dai? Questo. Topini.
Nicini, Nicini, dove cacchio vai? Mamma mia, ci ha salvato lo scudo! Mamma mia, mamma mia. Dove cacchio vado? Oh madonna, oh madonna, e questo che è? È un boss, ecco che cos'è. È un freaking boss. No, si è chiuso! No! Fudge! Vattene! Vai, vai, che l'abbiamo stordito, l'abbiamo stordito. No, vabbè, si crepa qui. Dai, dai, ristordiscilo! Attenzione, attenzione. Tra l'altro siamo a 33 su 36. In termini di maledizione. Mamma mia, mo si è messo pure quello. Ma guarda che... che è un birichino puzzolente. Per non dire altre cose. Dai, però non mi possono sparare da dietro il muro. Stordisci, stordisci. Vai, che ce l'abbiamo quasi fatta, vai, che ce l'abbiamo quasi fatta. Oh, non ci credo. Stiamo proprio sempre sul filo del rasoio. Questo ci dà intelligenza, questo teniamo questo qua, tanto non lo usiamo mai quello. Mamma mia, incredibile. Incredibile, con uno sputo di vita. Magari sfruttiamo lo scudo per far fuori questi. Se, ciaone. Come stiamo prendendo tutto quel danno? No! Non ci credo! Che sfiga! Mo' prendiamo il cavaliere, però così faccio vedere come si muore easy con la spada. Perché devo finire la profezia delle armi... di uccidere i mostri con le armi a due mani. Ecco, vedete? Ho sbloccato quell'ascensore, quindi inizio da qui. Vado qui, posso comprare... No, vabbè, ovviamente iniziamo col cavaliere e c'è l'arco. Questo fa pochissimo danno, ma spara veramente a cannone di fuoco. Quindi io dico, prendiamo questo e giochiamo col cavaliere come arcieri. Per forza. Perché è un'arma leggendaria, e ovviamente non c'è data l'arma leggendaria per noi. Profezie. Fulfill. Che mi dai Dark Gates? Fammi vedere. Purtroppo quella rotella va veramente giù. Più 5 di limite. All'orrore. Poison. Non credo che quello sia. Ah, sì. Può darci la mazza leggendaria avvelenata. Uccidi 25 nemici con putrefazione in una singola run. E questo... tre! No, uno. Sì, tre. Allora, vediamo un po'. Forbidden knowledge, che era? Goods. Inizi con 15 monete. Vedete come potenzia tutto? Ma che figata è sto gioco? Andiamo giù. Nuova abilità. Uccidi 5 tratti alfa in una run. 2... skill banishes, non so cosa sia. Una skill reroll. Ah, ok, che possiamo decidere di non avere più quelle, di non trovare più quelle skill. Qui, come vi dicevo, sale di livello, ci dà degli oggetti. E abbiamo trovato 5 stelline, quindi possiamo potenziare qui. E potremmo dare l'armatura o aumentare la destrezza. Facciamo la destrezza perché abbiamo preso l'archetto. Poi saliamo di livello. Dammi. Quando danneggi il nemico, fai del. Infliggi dell'avvelenamento. Facciamo questo. Mi fa schifo. Preferirei questo. Ma dobbiamo sbloccare la profezia. E vediamo. La mazza non la prendo perché è lentissima. Ma proprio una cosa orribile. Questa è magica. Corazza magica. Qui niente. Ah, questa è buona. Problema. Vabbè, prendiamo questa. Ma lascia pure, è abbastanza lenta, eh.
è abbastanza lenta. Ma noi dobbiamo giocare con questo. Mo vedrete questo quanto è veloce. Vedete, io ho sbloccato questo ascensore qui. Quindi vi fa iniziare da quassù. Mo noi facciamo il cavaliere. Che ha 242 di vita. Ma perché prende degli schiaffi volanti a girare. Però, avendo preso l'arco, almeno in teoria, dovremmo essere più resistenti. Mo il problema è che io non posso andare diretto. Cioè, adesso ci vado. Guarda quanto va veloce st'arco. Cioè, non fa niente di danno. Ma essendo così veloce, fa effetto Gatling. Poi, ovvio, abbiamo la destrezza bassa noi, quindi fa ancora meno danno. Ma l'ascia ci porta troppo vicino a loro. E so cacchi. Dicevo, non possiamo andare diretti nelle fogne perché ci ammazzano. In realtà possiamo andare dove ci pare, però... Allora, prendiamo... questo. Oh! Attenzione, queste ascette. E muori, magari non voleva morire. Armatura 26. Vai. Sembriamo Strider. Tra l'altro... Oh, vaffan bene, ci ha preso. Noi dovremmo avere comunque lo scudo. Quello l'avrebbe dovuto parare. Quell'attacco. Ora proviamo a riaprire quella botola. Perché ci sono cose che si sbloccano nelle differenti run. Quindi magari la prima volta che saltate sulla botola non succede niente. La seconda si apre. O magari no. Mo noi dobbiamo andare qua a farci fare veramente... la messa in piega. È ovvio che conviene andare lì quando si è belli potenti. Però potrebbe essere anche un'idea andarci quando non hai le maledizioni al massimo. No, che cacchio ci ha avvelenato? Va bene. Noi dovremmo avvelenare. Quando danneggi i nemici non dice corpo a corpo. Ratti maledetti. Ratti maledetti e schifosi. Mamma mia, non schiva niente. Facciamo questo. Vediamo un po'. Sempre questo. Armatura. Armatura nuova. Scudo nuovo. Possiamo anche mettere il... il... l'ascia, però... Ok, resistenza magica, resistenza al fuoco, 27, più 6 destrezza, vai, così facciamo più danno con l'arco. Mo vi faccio vedere l'ascia. Ma questa in realtà va un po' più veloce. Certo, prendiamo danno comunque. Allora, guanti magici. Facciamo guanti magici. No, 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 non venire qui adesso a rompere. Ok, direi che adesso facciamo molto più danno. Con quel 6 di... oh, guanti magici.
Resistenza a tutto. Abbiamo sempre questo. No, 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 destrezza. Proprio ci serve la destrezza al massimo. 23 d'armatura, sì, grazie. Oh, quello ci ha tirato con un missile ad inseguimento, eh. Ok, ci siamo pure curati un po'. Yuhu. Facciamo sempre questo, veleno. Chance di avvelenamento 16 su 18. No, no, potenziamo ste asce. Il prossimo è il veleno. Arme 2. Aumenta anche l'intelligenza. Non ci facciamo niente. Non siamo maghi. Grande mago. Ma guarda che... Tracca che è una meraviglia. No, quella è troppo lenta. Non ci buttiamo di sotto come prima, visto che abbiamo fatto la babbanata. Allora, meno male che quello se n'è andato a fan bene, perché io ho fatto la scivolata alla parte sbagliata. E... teniamo intelligenza, che ne so. C'è qualcosa? C'è neanche l'omino. Andiamo qui. Blocco o resistenza? Facciamo blocco, visto c'ha pure più armatura. Andiamo. Se riuscissimo a recuperare tutta la vita, sarei veramente una persona molto contenta. Sì. 4 di vitalità e più resistenza al decadimento. Questi lanciano delle minelle che vanno un po' troppo veloci per i miei gusti, eh. Cani, cani. Gattini, canini e contadini. Sono bellini solo da piccini. Guarda che sei una cosa. Ma poi ci hanno un range impressionante rispetto a noi. Allora, teniamo. Attacco fisico. E resistenza magica. A questi gli facciamo veramente tantissimo male. Adesso questo a noi ci fa tantissimo male. E stavo pensando che l'altra volta, cioè l'altra volta, l'ultimo mostro potrebbe averci fatto danno, perché potrebbe essere come nel caso, qui non schiva più perché si sta ricaricando, come nel caso del primo boss, che dobbiamo stare all'interno dell'aura. Mamma mia. Eh sì, facciamo questa a sinistra. Meno esperienza per ogni nemico ucciso. Qui c'è quello che ci tracca con le granate. Purtroppo non posso schivare. Bello, ci siamo ricurati. Abbiamo esattamente la stessa quantità di vita di prima. Andiamo avanti così. E profezia sbloccata. È caduto qualcosa. Vabbè. Vedo che è la sagra della mondezza. Andiamo qua, che così magari. Che cacchio era? È andato su una mina. No, 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 destrezza, eh. Ok. E mo andiamo a caccia di ratti.
Purtroppo qua non abbiamo lo scudo. Avanziamo proprio come, guarda qui, mamma mia. Dobbiamo anche riuscire a sbloccare una terza abilità, perché non sarebbe niente male. Ci hai provato? Ci hai provato, rattino? Ci hai provato? Ci sei anche quasi riuscito, devo dire. Allora, io direi durata delle abilità e sempre resistenza magica, perché tanto di solito. Oh, è veleno, vaffan bene. Fatto troppo tardi la scivolata, ma almeno siamo di nuovo qua dentro. Non troviamo più niente di magico, perché se no, figurati. Anelli. Allora, il 2 e il 3 sempre. Non è morto. Niente. Non abbiamo trovato neanche una claymore. Le claymore magiche leggendarie sono veramente pazzesche, quelle si fanno malissimo. Allora, facciamo le asce. Anche perché qui adesso c'è la casa. Ma qua dentro non c'è niente, sta stanzina. È così per bellezza. Ok. Ok. No, c'è pure il nido qua dentro adesso. Ma no, 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 che spona cose. Ma porca. Allora ditelo che devo morire. Così muoio e va, va bene. 27 su 50. Chi sono? Oh, non sparava più. Abbiamo perso tutta la freaking vita. Ah, abbiamo preso il martello magico. 6 di destrezza pure. Targhetta quello, magari. Porca di quella porca. Guarda, ho fatto tutta destrezza super potenziata. 12 di destrezza. Devono assolutamente mettere un'abilità che curi, perché se no è tutto un cavolo ogni volta. Tra l'altro, a differenza di Dark Souls, i mostri, i boss, non scompaiono. Bisogna sempre riattaccarli. Devi sparare qua. Quindi non è affatto facile, perché ogni volta ti ritrovi a combattere sta gente. Vaffan bene, ma che cacchio. Sì, è rimasto pure il veleno qua. No, sì. Direi che... cioè, guarda qua! Come esco da qui? Affan bene. Maledizione. Vabbè, perlomeno abbiamo sbloccato roba. Damnation. Bello? Si è addormentato? Sì. Ok, allora direi che possiamo terminare qui. Il gioco è bellissimo. So già che andrò avanti ore e ore finché non lo sbloccherò tutto, finché non platinerò l'early access. Vi invito veramente a provare il gioco, a seguirlo, perché secondo me è un titolo veramente che merita, uno dei più belli
che abbia provato nell'ultimo anno, cioè a me piace veramente tanto, c'ha un appeal che altri giochi non hanno e ci sto passando da... Già con la demo avevo fatto non so quante ore, adesso con l'early access, ciaone. Nel caso dovessi sbloccare qualcos'altro e vi dovesse piacere il gioco, ve lo farò vedere. Non vedo l'ora di sbloccare gli altri personaggi perché sono veramente curioso di vedere che cosa facciano. Allora, come sempre, vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!